Portentedo che la Pala Moncada oggi in conclusione un torneo di basket tra diverse scuole della città. Dettagli e contenuti nell'intervista alla dirigente del liceo Leonardo Patrizia Pilato. Da quest'anno abbiamo istituito il primo torneo dedicato alle Leonardiadi che sostanzialmente lancia un messaggio di solidarietà ma anche di rispetto delle regole. Coniugare lo sport alla solidarietà ma soprattutto all'educazione alla legalità ci è sembrato il momento migliore per approcciarci e ai valori positivi che il Natale ci lascia e anche a quello che è un momento di comunione e di comunità per la scuola che vede riunite attorno ad un momento di sport e di legalità alunni, genitori e docenti. Si tratta di un torneo di basket per la cui realizzazione dobbiamo anche ringraziare il sindaco di Portempedocle e il Pala Moncada che ci hanno messo la struttura a disposizione. Personalmente devo ringraziare ovviamente i rappresentanti degli studenti e della consulta per avere insomma, organizzato tutto questo con contributi propri, devo dire, ma soprattutto devo ringraziare chi ha collaborato anche alla realizzazione dell'iniziativa, i docenti di scienze motorie che hanno coordinato le attività dei ragazzi, il centro Imesi nella persona del professore Fiore che ha sostenuto diciamo, il messaggio di legalità che attraverso le regole dello sport noi vogliamo lanciare al territorio. Un ringraziamento particolare va al colonnello Pellegrino che con la sua presenza ha manifestato la professionalità e l'umanità con cui l'arma dei carabinieri si approccia alle iniziative organizzate dalle scuole. Io sono Giovanni Milisenda, sono rappresentante istituto del liceo Leonardo per il secondo anno consecutivo. Innanzitutto ringrazio soprattutto la nostra amatissima preside, la dottoressa Patrizia Pilato, per averci dato questa grandiosa opportunità di metterci in gioco, di mettere in gioco il talento di noi, dei ragazzi che appunto che hanno contribuito alla realizzazione di questo fantastico evento. Ci ha dato l'opportunità di mettersi in gioco, di giocare appunto anche davanti ai nostri compagni di scuola, che non è una cosa che facciamo tutti i giorni. Fortunatamente siamo riusciti ad organizzare, ovviamente ripeto, con la collaborazione dei docenti di educazione fisica, questo fantastico torneo alla perfezione. Spero che ci si faranno altre attività. I nostri ragazzi fortunatamente hanno dato un contributo, ovviamente non solo per pagare le spese per la realizzazione del torneo, ma ovviamente insieme sarà questo contributo, insieme al contributo che verrà dato il giorno 19 per l'Assemblea d'Istituto, verranno appunto donati alle strutture di solidarietà dell'Agrigentino.